Comunico il risultato della votazione quarto scrutinio. Presenti e votanti 995. Maggioranza assoluti dei componenti l'Assemblea 505. Hanno ottenuto voti. Mattarella 665. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Io mi limito a esprimere gli auguri nei confronti del Presidente Curzio e della Presidenta Giunta Cassano, ribadendo Presidente Curzio quanto le considerazioni che ho espresso nella seduta del 15 luglio del 2020 e per la Presidenta Giunta Cassano con la fiducia che ispira la sua lunga attività in magistratura. Desidero ringraziare il Consiglio Superiore per la tempestività con cui la Commissione ha formulato le due proposte e il fenomeno assunto delle deliberazioni relative, in questo modo assicurando la piena operatività dell'esercizio di due funzioni di rilievo fondamentale nell'ordine giudiziario. Questa occasione imprevista mi offre la possibilità di ripetere a distanza di pochi giorni al Consiglio e a ciascuno dei suoi componenti gli auguri più intensi per l'attività che il Consiglio svolgerà nei prossimi mesi con la Presidenza del nuovo Capo dello Stato. Grazie e auguri. La seduta è tolta. Buongiorno, allora Mattarella prima e dopo, avete visto naturalmente, vi abbiamo fatto rivivere il momento della sua elezione e poi ieri nella giornata del CSM i saluti di Mattarella per l'ultima seduta con gli auguri al nuovo capo dello Stato e queste parole sono state naturalmente interpretate come l'ennesimo no a un bis di Mattarella che però qualcuno va ancora ipotizzando. Anche oggi scrivono i tantissimi retroscena, sarebbe l'unico nome per il quale Berlusconi potrebbe annunciare il suo passo indietro. Siamo sempre qui, naturalmente siamo all'elezione del Capo dello Stato, oramai mancano pochissimi giorni, si comincia lunedì, lo sapete, e però siamo ancora diciamo nella palude. Nella palude che però cercheremo di capire questa mattina, è una palude che inizia anche un pochino a, non voglio dire a infastidire, ma che ha una certa distanza poi con il paese reale che non comprende tutta questa tattica e ci chiediamo quanto e se fa bene tutta questa tattica poi al paese e all'interesse nazionale. Do il buongiorno in collegamento a Massimiliano Panarari, Università Mercatorum. Buongiorno e grazie. Buongiorno a Francesco Specchia, Libero. Buongiorno e ben trovato Francesco. Buongiorno a voi Gaia, buongiorno. Walter Rizzetto, Fratelli d'Italia. Bentrovati, buongiorno. Emanuele Fiano, Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E accanto a me Paolo Cirino Pomicino. Buongiorno, buongiorno Cirino Pomicino. Buongiorno, bentrovati. A che punto stiamo? Stiamo in una fase di stallo. In una fase di stallo, peraltro, con una grande preoccupazione. Io l'ho già detto in qualche altra occasione. Noi rischiamo di avere la prossima settimana di trovarsi, come si vuol dire, incartati e di assistere malinconicamente al crepuscolo della Repubblica parlamentare. Vede, questo Parlamento già da 3 anni non è riuscito a trovare un parlamentare in condizioni di fare il Presidente del Consiglio e ci siamo rivolti a persone autorevoli, ma che passavano distrattamente per strada e sono stati chiamati a fare il Presidente del Consiglio o il Presidente della BCE. Dinanzi a questa vicenda,
dinanzi a presunte convenienze che poi non esistono, perché in realtà noi abbiamo parlamentari di ieri e di oggi che hanno lunga esperienza politica, spesso hanno lunga esperienza anche di governo, hanno rapporti internazionali. Ebbene, tentiamo di mettere veti l'uno all'altro facendo una sciocchezza, se mi posso permettere questo termine. Invece di parlare tra i partiti, nel caso specifico ieri c'è stato un discorso tra due partiti, ebbene abbiamo armato le coalizioni, dove naturalmente ogni coalizione immagina di poter avere il Presidente della Repubblica come una persona, diciamo, culturalmente e politicamente di quella determinata area. Questo irrigidisce il confronto. Mentre al contrario, se i partiti che sostengono il governo avessero un attimo discusso con molta libertà, privi di vincoli di coalizione, per ragionare nell'interesse del paese di trovare una persona che possa essere il presidente di tutti. È quello che accadeva ai suoi tempi. È quello che accadeva ai nostri tempi, anche se c'era uno scontro all'interno dei partiti. Però alla fine della giostra, tanto per ricordare l'ultimo episodio, Forlani, Andreotti, certo, Scalfaro, Spadolini erano personaggi che avevano la stessa caratura. Oggi i personaggi numericamente si sono un po' ristretti, però esistono. Mattarella, Napolitano sono stati presidenti che non erano parlamentari in quella occasione, però erano stati parlamentari di lungo corso, avevano esperienza politica e di governo. Oggi ci sono parlamentari in corso d'opera, come si vuol dire, ci sono parlamentari anche di ieri, che sono nelle condizioni di ridare spazio e respiro alla politica, perché noi dobbiamo avere, e chiudo, la garanzia in questo momento, e lo dico ai parlamentari che sono in collegamento, innanzitutto la certezza di mantenere fermo il governo per le grandi questioni che sono in corso, la pandemia e il PNRR, aprire, è vero, una crisi di governo, mandando una persona che ha una grande esperienza internazionale, ma è un banchiere internazionale, è vero, e che non ha certamente l'esperienza politica per fare, a mio giudizio, il Presidente della Repubblica, significa non fare l'interesse del Paese. Peraltro io posso sbagliare, ma io non ho sentito un ragionamento che mettesse al centro l'interesse della politica. Ho sentito soltanto ragionamenti, come lei diceva all'inizio, piuttosto modesti sull'interesse presunto o vero di questo o di quel gruppo a secondo di questa o di quella indicazione. Sulla persona che potesse, diciamo così, allora, tenere insieme gli interessi. Allora c'è bisogno veramente di un sussulto, lo dico all'amico Fiano, lo dico a tanti altri che sono in collegamento. Il Parlamento deve riprendere una sua soggettualità, senza della quale il Paese va alla deriva. Allora Fiano, il titolo di Repubblica, ieri noi ne abbiamo parlato tanto, è giallo-verdi spunta Casini, che non è, insomma, diciamo, una novità anche questo. C'è chi dice che Casini potrebbe essere la mossa in quarta lettura, però le cito anche, a proposito di quello che diceva Pomicino, qualche riga del commento di Claudio Tito proprio su Repubblica. Se manca l'interesse della nazione nel dibattito tra e nei partiti sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica, sembra costantemente mancare un fattore che invece dovrebbe essere teoricamente decisivo: l'interesse nazionale. Cosa serve al Paese? Quali sono le sfide che lo attendono? Quali gli obiettivi? E invece diciamo che siamo un po' sui nomi, ecco, sul trovare il candidato condiviso, che però più che gli interessi del Paese, almeno io sono sincera, quello che trapela all'esterno è che possa fare appunto gli interessi dei partiti. Buongiorno. No, io non sono d'accordo con voi, perlomeno per quello che succede nel Partito Democratico. Noi abbiamo avuto una riunione grande di tutti i grandi elettori, ne avremo un'altra domenica, mi pare quella tra, peraltro la prima trasmessa in streaming, se non vado errato, perlomeno l'intervento del segretario nazionale, e quindi l'avete potuto ascoltare, e di tutto abbiamo parlato meno che di nomi, e abbiamo parlato di ciò che serve al Paese. E infatti io il discorso di Cirino Pomicino, che saluto, lo condivido fino all'ultimo periodo, perché non condivido il fatto che perlomeno tra i politici che frequento io e comunque nella mia parte politica, però devo dire non credo solo nella mia parte politica, si sta parlando di cosa serve al Paese. In questo 2022 e per i prossimi ovviamente 7 anni in generale, gli altri 6,
in cui ci sarà un anno difficile per l'economia, per i cittadini, per la struttura del paese che dovrà rispondere all'imperativo di essere all'altezza della scommessa che su di noi ha fatto l'Europa. E quindi cosa serva? In questo caso, forse mi corregga Cirino Pomicino se mi sbaglio, ma a memoria, nel quale più che in ogni altro caso della storia della Repubblica la vicenda del governo e la vicenda del Colle sono strettamente legate, perché uno dei possibili candidati è l'attuale Presidente del Consiglio. Io condivido, ho detto la prima parte del suo discorso, perché io faccio il politico di professione, ne sono orgoglioso, e vorrei che trovassimo uno di noi, ovviamente. Però va detto anche un'altra cosa, Cirino Pomicino si è dimenticato di dire una cosa, e probabilmente anche perché io e lui pensiamo che forse per il Paese servirebbe finalmente una stagione di legge elettorale proporzionale. Noi abbiamo avuto nelle ultime decadi spesso, molto più di quando c'erano la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e gli altri partiti, una rappresentanza popolare molto frastagliata. E dunque siamo arrivati ad avere parlamenti nazionali all'indomani delle elezioni politiche, nelle quali una soluzione di un colore era o difficile o inimmaginabile. Poi avete citato adesso i giallo-verdi, poi ci si è riusciti con alcune capriole, diciamo, politico-culturali, ma comunque un Parlamento molto frastagliato. Oggi siamo in una situazione nella quale, e noi lo diciamo dal primo giorno, nessuno ha un diritto di prelazione, perché nessuno ha i voti per eleggersi il suo, parlamentare o tecnico che sia. E quindi quello che voi state dicendo, per quello che ci riguarda, noi guardiamo agli interessi del Paese. Qual è la soluzione migliore dell'interesse del Paese da un punto di vista della capacità di governo oggi e della capacità di rappresentanza degli interessi nazionali dentro il Paese e internazionalmente? Ma è ovvio che in una situazione di questo frastagliamento, che dipende dalla fine delle ideologie, dalla fine dei grandi partiti, da tantissime, dall'incapacità dell'ultima, della mia generazione di politica di aver risolto una serie di problemi, è ovvio che quando ci sono difficoltà a trovare una soluzione. Concludo dicendo che però io sono ottimista. Ecco. Cioè, io penso che non sia affatto impossibile che alla fine il nome sia quello di un politico. Meno male. Allora, Rizzetto, però qui diciamo la palude è tale anche per quel nome, no? Così divisivo, e per quella presenza così ingombrante che è quella di Berlusconi, che se ne resta a Milano, ancora non ha deciso se e come sciogliere la riserva, se fare un passo indietro, se accettare questa candidatura, e tra l'altro avrebbe detto agli alleati: venite voi da me a Milano se mi volete cercare. L'impressione, insomma, è che Berlusconi stia giocando una partita più che su se stesso, sul peso che può avere sul nome, per l'appunto, sulla persona da candidare. Beh, innanzitutto Berlusconi tecnicamente ad oggi è ancora in campo. Vede, rispetto a quanto io ho ascoltato volentieri dall'ex ministro Pomicino, piuttosto che dal collega Fiano che saluto, anche secondo me, ecco, sotto questo punto di vista, rispetto alla coda del ragionamento del collega Fiano, io posso essere sufficientemente d'accordo, nel senso che vedrà, ministro, che entro domenica ci sarà secondo me un'accelerazione sotto questo punto di vista, nel senso che il campo, io ritengo, per quello che vivo la politica nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, è abbastanza pronto per cercare di trovare una sorta di accordo. Quindi secondo me entro domenica, massimo lunedì, ci sarà un'accelerazione sotto questo punto di vista. Dopodiché, quando l'ex ministro Pomicino ricorda che non esiste, anche criticando, io spero in modo costruttivo, quello che sta accadendo, non esiste più la politica, ricordo che vede, l'unico partito che non ha votato e non ha dato la fiducia esattamente alla persona che è arrivata dopo Giuseppe Conte, ovvero al presidente Mario Draghi, è stato Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia cercava in questo solco di intersecare un altro ragionamento, ovvero quello: terminata l'esperienza più o meno politica, diciamo politica, del Conte 2, avremmo dovuto restituire la parola alla politica e quindi andare e ritornare al voto. Questo non c'è stato concesso. Però vede, quanto ricordava lei, è anche figlio, secondo me, di anni oramai in cui il Parlamento, sotto molti punti di vista, viene attaccato. Io ad esempio, vede, dottoressa Tortora, mi vengono i capelli dritti quando sento, quando ascolto alcune persone anche in trasmissioni televisive che parlano di peones. Non esistono i peones, esistono i parlamentari, e io confido
e ritengo che questi parlamentari possano avere la responsabilità di celebrare un momento altissimo la prossima settimana nell'interesse esclusivo della nostra nazione. Ho questa speranza, magari mi sbaglio, ma non possiamo buttare via sempre il bambino con l'acqua sporca. Lo rinnovo, almeno però il centrodestra, divisivo o non divisivo fosse o sia in questo momento, almeno il centrodestra ha provato a mettere in campo un nome, dopodiché sarà lo stesso Silvio Berlusconi evidentemente insomma a sciogliere quella che ancora una riserva. Dico soltanto che Fratelli d'Italia in questo caso è corretta, nel senso che attende magari con delle tempistiche un po' più lunghe rispetto al previsto o è desiderata, attende quello che succederà nelle prossime diciamo 24 ore, dopodiché anche Fratelli d'Italia insomma cercherà di posizionarsi rispetto delle proposte, però almeno, e chiudo, Fratelli d'Italia ha quantomeno seguito un'indicazione di centrodestra e da centrodestra rispetto a un candidato. Da altre parti, non mi pare che ci sia molta più tattica rispetto a quella che voglio dire il centrodestra sta mettendo in campo in questo momento. Ha detto 24 ore però, quindi aspettiamo fino a sabato sera? 24 ore aspettiamo sino a domani mattina, non lo so. Mattina? Non lo so, voglio dire, non lo so, 24 ore è chiaramente un'indicazione di massima, però le ripeto, per le sensazioni che io provo, è che veramente entro domenica ci sarà una sorta di accelerazione, però veramente l'errore che alcuni fanno è continuare, voglio dire, mi permetta, senza offendere nessuno, un po' con questa spocchia di attendere. A quel punto, già una settimana fa, il centrodestra aveva un nome in campo, divisivo o non divisivo, piacesse o non piacesse. Però Rizzetto, la verità è che stiamo aspettando Berlusconi, l'attesa è quella. Piano, un nome senza voti, però ripeto, almeno è chiaramente una, tu lo sai, è un tentativo che si fa, mi pare legittimo, io spero che almeno, voglio dire, voi possiate considerarlo legittimo, ma se siete così sicuri, ho letto su Avvenire stamattina un titolo, dopo non so se magari Avvenire. Ho letto su un giornale questa mattina, se non ricordo male, un titolo laddove si dice che Letta, non lo so se è un titolo veritiero, dice nessun nome di centrodestra. Allora, quando il centrosinistra aveva i numeri sufficienti e autosufficienti per potersi eleggere un Presidente della Repubblica, non serviva la collegialità. Oggi che neanche il centrosinistra, che perlomeno peggio mi sento quando il centrosinistra oggi non ha i numeri, perché non ce ne sono evidentemente molti meno del centrodestra per eleggersi autonomamente un Presidente della Repubblica, molti meno, mi dispiace. Allora secondo voi serve la collegialità, quindi delle due l'una. Allora fatemi chiedere ma scusa, è esattamente così, perdonami, ma c'è un criterio nella democrazia rappresentativa, quando un Parlamento esprime come nelle ultime tre tornate al 55-57% una maggioranza di rappresentanza popolare che dà un indirizzo, è una situazione diversa da quando, come oggi, il centrodestra ha 443 voti di grandi elettori, il centrosinistra, o comunque diciamo, non chiamiamolo centrosinistra, la maggioranza che aveva espresso il governo giallorosso ne ha 451. Ci sarà una differenza nell'indirizzo popolare o no? La differenza in questo senso è che noi comunque un nome, divisivo o non divisivo, l'abbiamo fatto, voi state continuando a fare quello che l'ex ministro Pomicino ricordava prima, ovvero una semplice tattica e tecnica per cercare poi di arrivare a lunedì o a martedì con dei nomi che semplicemente in questo caso voi vi state trasferendo nelle segrete stanze. Scusa, quindi tu stai dicendo che voi un nome ce l'avete, vuol dire che lunedì porterete il nome di Silvio Berlusconi in aula? Perché se non uno ce l'ha il nome, vuol dire che lo porta al voto. Se voi non lo portate al voto, vuol dire che quel nome Io sto dicendo una cosa diversa. Io sto dicendo che Berlusconi legittimamente ha avanzato di fatto la sua candidatura, che in questo caso io posso parlare per nome e per conto del partito che rappresento, ovvero di Fratelli d'Italia. Noi siamo saldamente all'interno del centrodestra. Guarda, la stessa Giorgia Meloni ieri ha detto e ha dichiarato, ieri o l'altro ieri, ha detto e dichiarato che qualora non si celebrasse un vertice di centrodestra nelle prossime ore, lo chiamerà ore direttamente lei. Quindi voglio dire, più di così, Fratelli d'Italia che cosa può fare? No, ma non è un'accusa a Fratelli d'Italia. Allora, fatemi sentire anche Francesco Specchia, perché questo è uno degli scenari, no? Si dice che Berlusconi potrebbe andare al primo voto e quindi alla conta, da una parte, dall'altra
Oggi si dice anche che Berlusconi potrebbe rinunciare solamente in caso il nome fosse la richiesta dei partiti a Mattarella. Prima si diceva Draghi, oggi anche il Fatto Quotidiano scrive: il premier aspetta, il premier naturalmente è Draghi, aspetta e teme soltanto Casini, quindi oggi Casini torna in tante analisi. Siamo comunque fermi a Berlusconi, questo è il dato, anche se per esempio Sallusti, che diciamo conosce bene l'argomento, oggi dice Berlusconi in realtà ha già scelto ma aspetterà l'ultimo momento. Ma sì, Berlusconi è assolutamente convinto del fatto che la sua nomina a Presidente della Repubblica possa essere il coronamento di una carriera formidabile e il premio ideale per l'uomo dalle mille sfide impossibili. È vero anche che non è un kamikaze, non ha nessuna intenzione di legarsi la cintura di tritolo e quindi, come è già accaduto peraltro quando diede le dimissioni, vi ricorderete anni fa, e poi partì il governo Monti, e come accadde per esempio quando sostenne il governo Letta, insomma fino all'ultimo momento ha lasciato friggere e sfrigolare avversari e alleati, e poi alla fine ha deciso per la cosa più di buon senso. Ecco, in questo senso credo che Berlusconi all'ultimo momento si ritirerà, perché i numeri oggettivamente non ci sono, non perché non ci fossero prima, perché ne bastavano solo 50 alla conta fino alla settimana scorsa, e 50 persone, io sono, credo ad esperienza, che Berlusconi in tutti i modi, in un modo o nell'altro, riesce comunque a rastrellarli, anche tra Rizzetto non piace la parola peones, ma si usa per quelli che sono, insomma, per i parlamentari depotenziati che girano nel territorio dei passi perduti e che fanno parte di quei gruppi misti che sanno di non essere eletti. Io preferirei parlare di parlamentari non lo so. Però in questo caso ci sono un gruppo di parlamentari che non hanno un futuro e che possono cadere tranquillamente o in ogni caso accettare tranquillamente le stanze berlusconiane. Certo, ma guarda caso, permettimi, paradossalmente questi sono parlamentari che potrebbero avere un peso specifico addirittura superiore a quelli che noi storicamente chiamiamo parlamentari, perché vengono rieletti, perché sono nel paese, voglio dire, in politica da dietro. Però questi qui li chiamiamo peones, quindi è paradossale. Che non è, poi peones sono quei parlamentari non di prima fine, ma non vedo nulla di male nella parola peones. Comunque, al di là di questo, al di là della semantica, il concetto fondamentale è che mancavano 50 più o meno. Poi ci si è resi conto ad un'analisi un po' più approfondita da parte di Sgarbi, da parte di tutti dei mille mediatori che si sono palesati in questi giorni, che in realtà ne occorrevano 100, perché non si era tenuto conto non solamente dei possibili franchitiratori interni, che sono più di quelli dei soggetti che Berlusconi riesce a lastrellare comunque in una maniera, o a blandire in una maniera nell'altra, e poi non si è tenuto conto dei positivi, delle persone che sono state prese dal Covid, quindi adesso c'è questa istanza di farli votare al drive-in, sì. Però insomma comunque alla conta ne mancavano 100, e quindi con 100 è quasi impossibile arrivarci. Allora Berlusconi chiaramente si trova nella morsa degli avversari politici che non vogliono sapere legittimamente, insomma, di vederlo istato sul colle, e nella morsa poi degli avversari che premono per avere un sì o un no. E lo scioglimento della riserva è come lo scioglimento del sangue di San Gennaro in questo momento. No? Quindi tendenzialmente io credo che all'ultimo momento si ritirerà, e l'idea di fare il kingmaker lo accarezza molto, però questo momento l'idea del kingmaker viene a scontrarsi con la volontà di Salvini di farlo lui, perché ha i voti della coalizione maggioritaria. Quindi a questo punto siamo in un cul-de-sac, ma credo che il nome condiviso da Salvini possa poi tirare fuori tutti un po' dall'imbarazzo. Credo che arriverà. Se è quello che penso io, è un nome condiviso da tutti alla fine, perché è quello che. Sì, credo anch'io, anche se io onestamente propenderei, perché tendenzialmente Draghi, parliamoci chiaro, sulla base di tutte le analisi econometriche, è quello che ci sta portando fuori, indipendentemente dal problema delle bollette, dal problema dell'inflazione, dalla pandemia, dalle peste della crisi economica. Noi abbiamo
una manifattura che ha un indice di PMI di 62, siamo i primi manifattura in Europa, abbiamo superato addirittura la Germania. L'indice di TFP, cioè l'indice di produttività totale dei fattori, quello che identifica il rapporto tra lo Stato e l'industria, è al massimo negli ultimi 10 anni. Certo, adesso arriva questa botta delle bollette, però figuriamoci se non ci fosse Draghi. No, ma ha ragione, per me... specchie, però questo vuol dire è che Draghi deve restare dove sta. Io pensavo... c'è un motivo in più per allora, lasciarlo. Quello che stavo pensavo dicendo, un nome politico io, io pensavo a un nome politico. Comunque, Panarari, ieri tra l'altro... Esatto. Salvini ha incontrato Conte, hanno parlato, loro dicono non abbiamo parlato di nomi, ma non si capisce di che cosa, invece hanno parlato di nomi, di cognomi, sono stati fatti alcuni cognomi, Moratti, Casellati, però Conte ovviamente non è in questa direzione, mentre ci sarebbe una convergenza su Casini, praticamente è un test che facciamo in queste settimane e Casini andrebbe bene a tutti, anche perché non è, non si capisce se è di centrodestra o di centrosinistra, è di centro, appunto, è democristiano. Panarari, Renzi, tra l'altro, dopo ascolteremo anche la profezia di Renzi, Panarari, stiamo a questo adesso, no? Però davvero l'impressione è che a fronte del passo indietro di Berlusconi lui vorrà contare, diciamo, come kingmaker, questa parola insomma, che usiamo da settimane, nella scelta del nome, condiviso o meno. Questo sembra di sicuro essere un nome condiviso. Sì, diciamo, potremmo dire che kingmaker è l'antitesi di Peones a proposito dei ragionamenti che si facevano prima, e per l'appunto Berlusconi vuole calare la sua ipotetica golden share su questo panorama che è molto complicato, molto frastagliato. Ora, in realtà le elezioni quirinalizie sono sempre state liturgie complesse, lunghe, laboriose, piene di segreti ed arcana imperi. Naturalmente avvenivano all'interno di un contesto e con un sistema partitico che era molto solido e molto strutturato, come dicevo, a Pomicino, per cui in qualche modo la direzione di marcia era controllata e irregimentata. Quello che non succede oggi, proprio perché la crisi della politica, la crisi dei partiti, anche la crisi del Parlamento in generale, che non è un fenomeno solamente italiano naturalmente, ma che riguarda, diciamo così, un alleggerimento, uno svuotamento delle competenze, delle funzioni, anche al di là naturalmente dell'impegno e della volontà di fare politica di tanti parlamentari, di tante persone che lo compongono, ma che si inquadra all'interno di uno scenario che è profondamente cambiato, di trasferimento di poteri, in cui qualche volta la politica viene commissariata e in cui, in questo caso devo dire per fortuna, però arrivano dall'esterno figure portatrici di altre competenze come quelle, è il caso di Mario Draghi, necessarie per traghettare il paese all'interno di una situazione di enorme difficoltà economica, cercando appunto, come sta avvenendo, di portarlo fuori. Naturalmente in questo contesto i partiti cercano di giocare al meglio delle loro possibilità, soprattutto i loro leader, le possibilità che hanno. Silvio Berlusconi ha evidentemente accarezzato la possibilità di concludere, lo diceva Specchia, la sua lunga carriera, che è stata una carriera naturalmente centrale. Ci siamo divisi su Berlusconi. Berlusconi ha segnato, inventato in qualche modo l'assai divisivo con le sue caratteristiche, bipolarismo all'italiana. Adesso si è inventato addirittura in zona Cesarini, diciamo, il marketing quirinalizio, nel senso che non si era mai vista una campagna, diciamo, di comunicazione e di pubblicità berlusconiana applicata al colle più alto. Però in questa sua idea di chiudere la carriera, diciamo così, in bellezza con l'ultimo colpo finale, davvero performer, diciamo la chiusura del repertorio e dello show con la standing ovation, ci sono ovviamente problemi giganteschi. Quindi la carta di riserva è quella probabilmente di tentare di decidere o di orientare quello che accadrà. Sempre all'interno di questo scenario appunto molto difficile, molto complesso, e il ritardo, il fatto che tutti quanti stiamo aspettando il suo, diciamo, scioglimento non di San Gennaro ma della candidatura, è proprio collegato al fatto che ogni minuto che passa maggiormente la sua possibilità di orientare il gioco sul tavolo, certo, in cui si danno le carte,
dovrebbe aumentare. Certo è che tutto questo però aumenta anche diciamo, l'ansia del paese, un paese che ha bisogno di stabilità. Naturalmente diciamo, stabilità in questo caso e governabilità più in generale non sono dei ritornelli o delle parole sprecate a caso, ma nei contesti di enorme difficoltà la stabilità, soprattutto in un paese diciamo, complesso e anomalo come l'Italia, è assolutamente indispensabile. Ecco allora, e concludo, che ritorna fuori, come dicevate, diciamo il mediano perfetto. Pier Ferdinando Casini è in qualche modo la sintesi di tutte queste caratteristiche, non nel senso della canzone di Debussy, naturalmente, ma nel senso che si colloca al centro, diciamo amico di tutti, con relazioni internazionali significative, persona che viene da una storia politica molto robusta e molto solida, naturalmente, in grado di essere molto flessibile, di, ricitiamo qui Silvio Berlusconi, farsi concavo e convesso a seconda delle circostanze, e paradossalmente un grande nemico del bipolarismo, nel senso che lui viene appunto da un'altra stagione, ma in grado di traghettare, di passare dal centro-destra al centro-sinistra, appunto con quell'agilità che, se non è condivisione da parte di tutti, chiama quantomeno appunto un appeasement e un gentleman agreement da parte degli altri. Vediamo cosa succederà. Certo, e chiudo davvero, che Casini sarebbe appunto il riaffermarsi del primato della politica, di una certa politica, che è uno dei ragionamenti che abbiamo sentito in questi, mesi. Prima di andare in pubblicità, posso fare una critica a Mattarella? Mi ha fatto un po' impressione vedere, naturalmente, che salutava e faceva gli auguri al nuovo presidente dal CSM, quel CSM che è stato travolto da uno scandalo enorme e per il quale però il capo dello Stato, diciamo, ben poco ha fatto. Non è intervenuto. Ha fatto un po' impressione. Ora, sì, le santificazioni fanno sempre male. Perché, questo è vero, anche se naturalmente è un organismo come dire, delicato, lascio la palla a chi viene dopo, nulla è stato fatto. Ma questa è una, diciamo, una congiuntura astrale, la fine del mandato di Mattarella ma e la fine sostanzialmente del CSM. Per mettere mano. Non c'è dubbio prima, potevo forse ragionare in una maniera diversa. Però voglio dire che avete parlato di Casini, quindi per quanto mi riguarda sono pronto all'entusiasmo, naturalmente. Devo aggiungere anche per onestà. Me lo aggiunge dopo la pubblicità? Prego. Dopo la pubblicità, sono in ritardissimo, tra poco. È un periodo in cui ci si confronta e ci si confronta su temi d'attualità, su tutto. E si parla ovviamente anche delle prospettive del Quirinale, senz'altro. Si è parlato del nome di Draghi? No, non si parla di nomi, ma piuttosto di schemi politici. Si cerca di comprendere e sicuramente, insomma, c'è la consapevolezza di dover, ma questo l'ho sempre detto e non l'ho detto solo io, la consapevolezza di dover allargare lo spettro del confronto, perché abbiamo bisogno di un presidente autorevole che sia rappresentativo quanto più possibile di un ampio schieramento delle forze che sono in Parlamento. Non possiamo quindi eleggere un presidente di parte e un rappresentato, abbiamo ragionato anche di questo, un presidente che possa rappresentare tutti. Dalla nota della Lega però si cita anche che si è parlato di un futuro assetto del governo, quindi avete parlato anche di rimpasto di governo per il dopo? No, non siamo assolutamente entrati in questi dettagli, abbiamo ragionato per grandi schemi politici, è stato un confronto sugli schemi politici e sulla necessità sicuramente di trovare un presidente super partes, autorevole, e di coltivare questo confronto con anche tra centrodestra, centrosinistra, tra i vari schieramenti, tra le varie forze politiche che sono in campo. Ma Salvini gliel'ha detto se Berlusconi si ritira o la sua candidatura è ancora in campo, almeno questo? No, guardi, credo, mi risulta, come credo anche a voi, che abbiano in programma un incontro al centrodestra dove si confronteranno anche loro. Allora, Pomicino, hanno parlato di grandi schemi politici, non di nomi. Come al solito. Ma poi si parla di cose abbastanza strambe. Che significa una persona super partes? È la funzione del Presidente della Repubblica che è super partes, ma è la funzione. Certo. Poi chiunque va viene eletto è una persona che ha una sua caratteristica politica, un suo profilo culturale, una sua presenza politica.
il giorno che fece anche in maniera teatrale il mio amico Cossiga, quando fu eletto Presidente della Repubblica, restituì la tessera della Democrazia Cristiana. Perché? Perché è la funzione che è terza. Il Presidente Super Partes non esiste, esiste la funzione. Voglio aggiungere anche, quando si parla di Tasini, ecco, musica per le mie orecchie. No, non volevo appunto... È un democristiano che dovrebbe succedere a un altro democristiano, a testimonianza della presenza, come diceva Panarai, di una cultura solida che è stato un punto di riferimento nell'Italia unitaria. Devo dire per onestà che c'è anche qualche parlamentare di ieri, faccio riferimento a Giuliano Amato, di una cultura diversa dalla mia naturalmente, ma che anche lui ha avuto anche in questi anni esperienze importanti ed è una, come dire, una figura altrettanto importante come quella di Casini. Che cosa voglio dire? Che diventa veramente stramba questo modo di ricicciare la candidatura del Presidente del Consiglio. Non sono offese, perché il Presidente del Consiglio, io ho avuto il piacere di averlo come direttore generale del Tesoro quando era Ministro del Bilancio, ne so il suo valore, so anche alcune cose che non ho condiviso nell'ambito della sua gestione della Banca Centrale Europea, però detto questo, ha bisogno anche di un'esperienza politica. Lo dico a Fiano, ma perché il Partito Democratico, non è il momento di dirlo adesso naturalmente, si fa carico come se ne facemmo carico noi quando portammo in Parlamento Guido Carli come indipendente? Guido Carli con la DC non c'entrava nulla. Mario Draghi, che è una carta importante per l'assetto politico di questo paese, deve diventare parlamentare, perché i tecnici devono essere all'interno del sistema della sovranità popolare. Perché può essere una carta importante non solo per una nuova presenza alla guida del governo, ma anche nei riguardi dell'Europa. L'uscita della Merkel sguarnisce anche l'Europa in termini di grandi dirigenti. Imbalsamarlo, è vero, al colle, e non lasciarlo a fare quello che è stato chiamato a fare, l'uscita dalla pandemia e la presenza e la realizzazione del PNR, sarebbe un errore. Quindi noi abbiamo, senza offendere anche gli altri nomi che sono usciti, certo, è vero, in campo, però abbiamo parlamentari di oggi, parlamentari di ieri, che hanno le caratteristiche per essere un Presidente della Repubblica in grado di guidare il Paese in termini come si deve guidare, unificando, è vero, la realtà del Paese, come l'ha fatto Sergio Mattarella. Fiano, la faccio replicare. Sì, come capirà il ministro Pomicino, che è più esperto di me, non chiedetemi nomi o giudizi su nomi, perché in queste ore e comunque in questi giorni non se ne fanno e non abbiamo fatte. E le può fare il segretario nazionale del partito negli incontri che avrà o nelle nostre assemblee come quella di domenica pomeriggio. Ma io penso che Cirino Pomicino, ma lo penso da sempre, ci siamo incontrati tante volte su questo tema, faccio una critica generale alla crisi della politica che io non posso che condividere. Aggiungerei che è una crisi in generale delle democrazie liberali, non dimentichiamoci, io non dimentico che l'ultima nostra eletta, Cecilia D'Elia, a cui rinnovo gli auguri per essere appena entrata alla Camera dei Deputati, è stata eletta con la percentuale di affluenza al voto del Collegio di Roma, mi pare dell'11% o del 13%, adesso non dimentico, arriva mi ricordo 19, esattamente. Sì. Comunque in generale in questi anni le democrazie mostrano buchi, disaffezione, non per un colore politico in particolare, in generale. Adesso però non è che la discussione che facciamo oggi, è ovvio che quello che dice Cirino Pomicino è vero, certamente ci sono politici e non politici che hanno le caratteristiche per poter andare a quell'incarico. La crisi è lunga, io personalmente ero relatore della riforma costituzionale del 2016 alla Camera dei Deputati, quindi noi avevamo tentato di spingere, avremmo fatto sicuramente degli errori, ma comunque di spingere anche per capire che una maggiore efficienza della politica avrebbe mostrato una possibile soluzione delle questioni. Però non è che tutta la crisi della politica adesso, diciamo, la facciamo confluire sul fatto che potrebbe ipoteticamente, non so se succederà, un nome autorevole di tecnico diventare Presidente della Repubblica. Peraltro mi è venuto in mente mentre Cirino Pomicino parlava, ma ripeto, io l'analisi la condivido, viene da lontano Cirino la crisi della politica,
e diciamo coincide un po' con la morte delle ideologie, se vogliamo per andare a vedere, anche se i problemi non sono morti, cioè la diseguaglianza non è affatto morta, le ideologie politiche che venivano da un disegno antico si sono, diciamo così, assopite. Mario Monti fu fatto parlamentare da Giorgio Napolitano, era un tecnico prestato alla politica che intervenne proprio all'indomani del 2011 della crisi del governo Berlusconi, della crisi economico-finanziaria del paese, adesso senza entrare nei dettagli, è stato fatto senatore a vita. Non è che questo entrare in Parlamento abbia, diciamo così, anzi ha creato e ha prodotto una lista per far entrare in Parlamento chi la pensava come lui. Non mi pare che questo sia stato un grande cambiamento. Perché non è stato, diciamo, eletto, nella... è stato nominato. Perché non è stato eletto, è stato nominato. È stato nominato. È diverso. È stato nominato. Cioè, quindi tu ci stai dicendo che... Il contatto con il paese dicendo... è importante. Scusi. Tu ci stai dicendo che secondo te Mario Monti dovrebbe un giorno candidarsi. Mario Draghi, Mario Draghi. Mario Draghi. Sì, credo di sì, perché oltretutto è a 74 anni. Lui non è stato, perdonatemi, lui non è stato eletto, ma ha fatto il tentativo con altri di creare una lista e di arrivare in Parlamento. La sua, coloro che lui ha portato in Parlamento, ma Monti si sono o Draghi? Totalmente dispersi. Monti. Coloro che lui ha portato in Parlamento si sono totalmente dispersi, cioè non è che si inventano progetti politici sulla base di una persona. Draghi, ho detto che deve essere portato in Parlamento come noi portiamo. Voi del PD vi dovete far carico di portare Draghi in Parlamento, questa è la sintesi. Secondo me, vicino a questo punto, seppur voglio dire in tono inferiore, ci mancherebbe altro. Anche Giuseppe Conte avrebbe dovuto confrontarsi con delle elezioni entrare in Parlamento. Ha ragione, certo. Però in questo caso abbiamo evidentemente, insomma, delle posizioni che, come lei giustamente ricorda, non siedono in Parlamento e che invece dovrebbero confrontarsi con il proprio elettorato, con quello che potenzialmente Scusate, ma noi abbiamo avuto un grande presidente della Repubblica che si chiamava Azeglio Ciampi. Non è un'equazione perfetta il fatto che uno che non è stato eletto dal popolo non possa assurgere al colle più alto. Però, se mi consenti, Ciampi fu eletto presidente della Repubblica dopo che aveva fatto per 5 anni il ministro del Tesoro e aveva fatto 1 anno e mezzo il presidente del Consiglio. Cioè, a distanza di 8 anni di presenza al governo... Andò, ma non poi è un passaggio obbligato. Ma non era eletto dai cittadini. No, non c'è dubbio, Però l'eccezione è se è una è eccezione. Se poi diventa e si ripete, rischia di essere una. Allora, regola. Rizzetto, senta, oggi c'è l'intervista di Matteo Renzi, che è una variante non indifferente, anche perché ha un fitto dialogo con Salvini, è un'intervista a firma di Fabio Martini che dice: non si può mettere Mario in panchina, Mario e Mario Draghi. Se lo si porta in aula va eletto, non farlo sarebbe perderlo. Il boccino in mano a Salvini, lo giochi bene, che la saggezza lo assista. Fa finta di non sapere Renzi, diciamo che sa molto bene qual è la tattica di gioco. E poi dice: quasi tutti gli ex presidenti delle Camere sono quirinabili, come Pera e Casini. Per Meloni e il leader della Lega è difficile, rischiano la sindrome Bersani del 2013. E ancora dice Renzi: l'operazione Draghi penso sia fattibile se c'è uno schema di gioco pronto per il dopo. Ovviamente, perché se togli Draghi da una parte e la metti a Colle, la pagina a fianco infatti della Stampa è il risico del dopo Draghi, chi ci mettiamo come Presidente del Consiglio. Ma infatti non hanno trovato uno. In questo frangente, svestendomi, voglio dire, dai panni del lavoro che faccio, ovvero da politico, dico... la vera domanda, una volta che il Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe andare al Colle, la vera domanda è: chi dopo Draghi? Già secondo me con Mario Draghi dopo le elezioni al Quirinale ci sarà, insomma, un anno e mezzo abbastanza interessante in termini di scosse politiche, piuttosto che, insomma, tutti sappiamo che fondamentalmente la prossima campagna elettorale inizierà fra qualche mese, e quindi è evidente che anche in pancia alla maggioranza ci saranno dei distinguo che saranno ancora più accentuati politicamente. Mi chiedo, rispetto a tutto quello che per l'ennesima volta ho ascoltato volentieri, avete fatto il nome di Pier Ferdinando Casini, mi chiedo il Movimento 5 Stelle come farà a votare
Pier Ferdinando Casini, quando l'allora leader del Movimento 5 Stelle definì Casini, lo definì lui, simbolo della vecchia politica. Il movimento è cambiato, Rizzetto, il movimento è cambiato. Beh, sì, certo, ma immagino anche che, voglio dire, oggi Beppe Grillo, colui che diede la definizione di Casini, simbolo vecchia politica legato a doppio filo con le banche, abbia anche altri problemi probabilmente. Ma voi fra oggi, Amato e Casini sono due nomi spendibili secondo voi? Ma guardi, in questo momento fare, voglio dire, delle previsioni, non voglio nascondermi dietro ad un dito, però fare delle previsioni rispetto a questo sì o questo no, secondo me commettiamo anche degli errori. So che, voglio dire, il tempo stringe, questo mi pare del tutto evidente, però su di una cosa concordo con Emanuele Fiano. Io penso che per quanto mi riguarda Giorgia Meloni abbia bene in mente quello che vuole fare, tant'è vero che lo rinnovo, ha chiesto un incontro urgente al centrodestra, cosa che rinnoviamo, e penso anche che come il Partito Democratico domenica si riunirà per cercare di capirci qualcosa in più, anche Fratelli d'Italia lo farà lunedì mattina per insomma creare in modo collegiale quella che è la strategia per un interesse nazionale e non tanto fondamentalmente per quello che ho cercato di accennare prima nei confronti anche di quanto ricordato dal ministro Pomicino, anche, voglio dire, stilisticamente. Cioè, ministro Pomicino, negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un governo di tecnici, parliamo di parlamentari che sono soltanto attaccati alla poltrona, allo stipendio, a settembre di quest'anno, perché... Allora sì, va bene, ci potranno anche essere, voglio dire, questo tipo di... Però almeno per una volta, cerchiamo, secondo me, di onorare il ruolo da parlamentare. Bravo. Celebriamo un momento altissimo, altissimo. Io, guardi, ho l'onore, non l'onere, ho l'onore di votare per il Presidente della Repubblica per la terza volta la prossima settimana. Fratelli d'Italia ha fatto addirittura una battaglia rispetto al fatto che costituzionalmente le persone che oggi purtroppo hanno il virus piuttosto che quelli che sono in quarantena debbano e insomma, possano esprimere il loro voto. Io lo ritengo un passaggio fondamentale. Dopodiché, e mi taccio, se arriviamo alla prima, alla seconda, alla terza, Matteo Renzi mi pare ha dichiarato anche che il Presidente della Repubblica nella sua sfera di cristallo verrà eletto il 27. Sì. Io penso prima. Vabbè, speriamo. Vabbè, al massimo il 26, ma, via. Sulla posso dire una cosa, Gaia? Sì, veloce che è un tassativo. No, volevo dire che Rizzetto ricorda bene come me, e lo abbiamo condiviso, lo stesso sentimento, che quando abbiamo fatto la commemorazione di David Sassoli nell'aula della Camera, è aleggiato, io sono più vecchio di esperienza parlamentare di Rizzetto, come mai negli ultimi anni, come mai prima, uno spirito dovuto alla personalità particolare di David Sassoli, molto, molto particolare, molto alto. Gli interventi dall'EU a Giorgia Meloni, passando per Letta, la Lega, hanno parlato non di avversione ma tra noi, ma di valori, che è una cosa un po' rara. Ecco, io penso che sia possibile ancora che noi si elegga il Presidente della Repubblica. Sarebbe bello, perché di solito non era tanto riconosciuto in vita, diciamo così. Poi ci vuole sempre questo momento... Una sola battuta. Chi di noi è stato amico, sì. No, io non parlo della persona per ognuno di noi. Parlo di quello spirito che improvvisamente viene condiviso. Sarebbe stato bello fosse stato condiviso prima che Sassoli ci lasciasse. Ma volevo aggiungere soltanto un aspetto. Quando si parla del rischio di chi eventualmente dovesse succedere, bene, ma mi domando, com'è possibile immaginare che questo Parlamento, che non è riuscito per 2 volte a trovare un parlamentare da mandare alla Presidenza del Consiglio, tant'è che è stato chiamato poi prima Conte e poi Draghi, improvvisamente trovi la saggezza di trovare l'ultimo anno di trovare una persona e faccia una maggioranza larga per portarla alla... Ma perché lei, questo ministro, è un ulteriore motivo, perché il premier e il ministro però si insegna all'emergenza. Siamo in un'emergenza sanitaria, grazie a Rizzetto, grazie a Fiano, un tassativo, devo andare in pubblicità e poi arrivano altri ospiti, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Sul tema Quirinale, l'unica cosa che vi posso dire è che sto proseguendo gli incontri e che la certezza che ho è che il centrodestra ragionerà e voterà compatto dall'inizio alla fine, sarà determinato e determinante. Il ruolo di Berlusconi è e sarà fondamentale.
sto facendo incontri di ogni livello con tutte le parti in causa, ci sono ottimi riscontri, sono assolutamente ed estremamente fiducioso. Grazie. Diciamoci la verità, le prime tre saranno, come dire, turismo parlamentare, mentre i partiti decideranno e ragionevolmente sceglieranno, ma non credo sia tardi per nessuna opzione. Vertice di centrodestra deve essere ancora convocato, per me, per come la vedo io, è ovviamente inevitabile che si svolga prima della fine della settimana e quindi spero che sia, diciamo, calendarizzato nelle prossime ore, altrimenti lo chiederò, diciamo, ufficialmente. C'è sempre un'unità. Penso che l'obiettivo di Italia Viva, parlando di un assente, sia quello di dare equilibrio e pragmaticità alla politica italiana e rispostare l'asse delle coalizioni verso il centro. Quindi credo che abbiamo alcuni obiettivi in comune, poi vedremo se sono così in comune da fare qualcosa insieme. Anche il consenso su un nome diverso da quello di Silvio Berlusconi? No, su questo aspettiamo. In ordinato silenzio aspettiamo che chi deve sciolga tutte le sue riserve. Allora, così il centrodestra. Intanto do il buongiorno a Andrea Ruggeri di Forza Italia e a Nicola Fratoianni per Sinistra Italiana. Buongiorno a tutte e due, naturalmente. Buongiorno, buongiorno a voi. Prima di arrivare da voi volevo chiedere però a Francesco Specchia della variante Renzi, insomma, che non è poco, no? Citata anche da Toti. Vediamo dove sposterà l'asse Matteo Renzi. Al centro. Sì, fino all'ultimo momento la velleità di Renzi di fare, appunto, come dire, il kingmaker, giusto per usare il termine trito e abusato, sono sempre lì sul piatto. Credo che abbia dato per scontato che Berlusconi possa ritirarsi all'ultimo momento, cosa che crediamo tutti ormai, e quindi possa davvero buttare, come diceva Totti, spostare l'asse, spostare il baricentro verso proprio il centro e pensare di candidare Draghi. Credo che quello sia l'indirizzo comune, anche se io sono d'accordo, rimango d'accordo con quello che diceva prima Cirino Pomicino, sul fatto che Draghi deve rimanere ancorato in maniera fissa al Palazzo Chigi, anzi io lo preserverei coi vincoli di beni culturali e lo farei garrire accanto al tricolore, perché lì deve rimanere. In realtà il centrodestra sta aspettando le mosse di Renzi, ma si sta organizzando anche sulla base di quello che deciderà Renzi. Io credo che ci sia in questo momento una strategia che è discussa con Gianni Letta, da quello che mi dicono, e con lo stesso Draghi, che, parliamoci chiaro, vuole evitare di continuare a snervarsi nonostante noi lo vogliamo lì a Palazzo Chigi, anche perché continua ad avere il bastone fra le ruote. Cioè, ricordiamoci che la prossima applicazione del PNRR, le prossime opere non tengono conto per esempio dell'inflazione. Ci siamo dimenticati tutti, in molti casi non si è tenuto conto neanche dell'IVA, quindi ci sarà una revisione degli appalti, cioè c'era un casino da qui ai prossimi 6 mesi, quindi è ovvio che già Draghi ha avuto dei problemi, o richiede, come voleva, una sorta di carta bianca totale, come De Gaulle, certo, nel secondo mandato, per dire, quindi non mi rompete le scatole, io faccio quello che voglio e poi vedremo alla fine dei fatti, cosa che non è avvenuta, perché doveva avvenire prima di tutto il bailame del Quirinale. Oppure c'è una seconda opzione, guardata, vista anche da Renzi, che è quella che dicevo prima, cioè il fatto che ci possa essere un passaggio di Draghi al Quirinale con un draghino, come dice qualcuno, cioè un'emanazione di Draghi alla presidenza del Consiglio, con però un governo fatto di leader, e quindi nessuno può calpestare l'altro. Questo potrebbe essere una strategia ottima, e quindi in questo caso un Franco potrebbe sopportare anche di essere il vaso di coccio fra i vasi di ferro, perché diventa una figura tecnica piena, oppure un Colau. Meno vedo la Cartabia, che ha personalmente... Così ci ritroviamo due tecnici, uno alla Presidenza della Repubblica e uno alla Presidenza del Consiglio. Ma guarda, non è previsto l'articolo, io su questo insisto, non sono d'accordo con Pomicino, dagli articoli 66 e 87 seguenti del codice della Costituzione, che attengono alle funzioni e alla storia del Presidente della Repubblica, non è previsto da nessuna parte che debba avere avuto un curriculum, certo, di Presidente del Consiglio, di amministratore di condominio. Non c'è dubbio. Ci deve essere un'etica, uno standing riconosciuto, e certo. Poi, come diceva Pomicino stesso, noi ci dimentichiamo che o Mattarella o morte, ma Mattarella era un normale deputato pur con una storia, un grande standing, ma il Presidente della Repubblica è diventato dopo, quando Cossiga, è così, ce lo ricordiamo come un morbido ministro degli interni
ai tempi degli anni 70, poi è diventato il Cossiga con l'ansia e il forma. La funzione forma. La funzione forma, esattamente, è la funzione, non è l'uomo. Quindi alla Presidenza della Repubblica ci deve andare qualcuno che di moralmente ineccepibile, che sia stimato a livello internazionale, che possa avere lo standing per sopportare il peso dell'autorità, della sua stessa autorità. È lì che si forma il Presidente della Repubblica. Ecco, quindi non è, sono delle balle incredibili, tiriamo Mattarella. Mattarella già il trolley pronto, è una vita che ce l'ha. Cioè, tu hai detto, è ovvio che anche, io sono d'accordo con te quando dicevi che ha delle pecche nell'azione con il CSM, però aveva i pensieri da altre parti, era già fuori, aveva già scelto la casa, capisci? D'altra parte poteva schierarsi solo col CSM in quel momento, essendo il presidente. Secondo me ha sbagliato, ma quello è un altro discorso. Però era già con la testa da un'altra parte, nessuno può pensare di strattonare e di riportare Mattarella lì sopra, neanche il Parlamento Unito in quadrata falange. Mattarella vuole andare in pensione. Vuole andare via. Volevo sentire Fratoianni se era d'accordo, diciamo, su questa doppia ipotesi che è la funzione che poi forma la persona, chiunque essa sia. Ma sono d'accordo sul piano analitico, non c'è dubbio che non ci sia nessuna prescrizione rispetto al curriculum precedente, e non c'è dubbio che la funzione forma nella misura in cui chi la interpreta è in grado di farsi formare nel modo giusto, naturalmente. Però ogni funzione forma, certo, questo è indubbiamente vero. E dunque il problema, come sempre, non è un problema formale di criteri, di legittimità formali a candidarsi al Quirinale o ad ambire a quel ruolo. L'ho detto anche nei giorni scorsi, quando la candidatura di Berlusconi era ancora, diciamo, al centro della scena. Per la verità c'è anche oggi, perché ad ora non ci sono fatti nuovi, formali, e vedremo quello che accadrà. Ho contestato e contesto quella candidatura per ragioni politiche, naturalmente, perché io penso che non è che il Quirinale, che è un ruolo decisivo, sia un ruolo neutro. Il fatto che il Presidente della Repubblica, la Presidenza della Repubblica, abbia come funzione fondamentale garantire la Costituzione non è fatto neutro, è fatto prettamente politico. La Costituzione è una carta politica per eccellenza e può essere interpretata in molti modi, naturalmente. Quindi questo è il punto, vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. A me pare che siamo ancora, diciamo, in una fase in cui quel che prevale è, da un lato, la tattica, dall'altro, diciamo, la ricerca dell'affermazione del proprio ruolo, anche nella funzione di kingmaker rispetto a quello che accadrà da parte di alcuni dei protagonisti. Comunque vediamo quello che accadrà nelle prossime ore, perché come sempre, come accade quasi sempre, quando il Parlamento comincia a riunirsi, poi a quel punto la partita diventa entra nel vivo. Ruggeri, sì. Diceva Toti, le prime tre sedute, le prime tre chiavi saranno turismo parlamentare, diciamo, non è esattamente una bellissima immagine, però andrà così. Beh, era per dire che sostanzialmente c'è un candidato, si staglia un candidato all'orizzonte capace di chiudere con la maggioranza qualificata nelle prime tre, che quindi si andrà ragionevolmente alla quarta. Io il panorama che vedo è, credo, quello che vedete anche voi. Draghi, se vuole avere qualche chance nella colle, deve prima risolvere il rebus del governo, e non è facile. Io personalmente sono d'accordo con Pomicino, mi auguro che almeno delle due cariche sia riservata a un politico. La candidatura di Berlusconi tecnicamente ancora non esiste, perché non è mai stata posta ufficialmente, se ne parla sui giornali, nelle aule parlamentari, sappiamo tutti benissimo. Io sono convinto che se Silvio Berlusconi va alla quarta votazione in aula rischia seriamente di passare. Dopodiché è chiaro che se gli alleati parlano da una settimana di piano B, C e di sottoporre l'eventuale candidatura del presidente Berlusconi a verifiche di nomi e numeri, non trasmettono grande ottimismo, diciamo, sulla principale, ecco. Ponendo così tante subordinate non si fa grande pubblicità e non si dà grande solidità alla principale. Dopodiché che altro devo dire? Questo è quanto, insomma. Dopodiché siamo appesi ancora a Berlusconi, no? Questo lo sappiamo. Nelle prossime oggi Sallusti scrive, in realtà Berlusconi ha già deciso, ma aspetterà l'ultimo momento. Però lei, guardi, lei oggi ha una comodità incredibile, perché dice Cino Pomicino, che ha una memoria storica, diciamo, di almeno 50 anni di per questo l'ho invitato, di venerdì. E poi c'ha la dote di essere una persona intellettualmente serena, che io trovo invidiabile. Quindi può chiedere a lei, più che a me, che sono un po' più giovanotto e inesperto. Quando mai, premesso che mi sembra che nelle elezioni quirinalizie 4-5 giorni dal primo voto, o 7 da quello che diceva Toti, può essere quello decisivo, sono un'enormità.
cioè sono un anno alla mancanza delle elezioni politiche, ma quando mai si è avuto già un candidato? Certo. Cioè, si arrivava in aula, Pomicino stesso viene immortalato in un film famosissimo a cercare di dirimere la doppia candidatura a Forlani e Andreotti già con le votazioni in corso, no? Ma ripeto, dovete chiederlo a lui, io posso soltanto buttare la palla a lui. Cacciara, stava dicendo in Cacciara, però Ruggeri, facciamo un gioco, facciamo conto che lei è un ex parlamentare, non è più parlamentare però con una esperienza, vede meglio Draghi che resta al suo posto, quindi a Palazzo Chigi, Presidente del Consiglio, con un amato capo Presidente della Repubblica, o un Draghi che fa il Presidente del Consiglio e Casini Presidente della Repubblica? Sono due figure molto diverse, ora senza nulla togliere a Casini, però diciamo che inizia a avere un altro peso un paese dove c'è Draghi e Amato. Indubbiamente lo standing di una persona come Amato non è discutibile, le sue relazioni internazionali non sono discutibili, io credo che lo stesso Draghi avrebbe una preferenza per Amato. Per me è molto importante che il prossimo Presidente della Repubblica sia un atlantista puro e convinto, visto l'orizzonte che ci attende nei prossimi anni, che sia un garantista puro e convinto, che sia, perché no, interventista se capitano cose come quelle schifose, secondo me, che hanno caratterizzato lo scorso CSM, quindi figuriamoci. Dopodiché non voglio scegliere tra i due, perché comunque farei, insomma, una previsione appunto da fantacalcio. Credo che Draghi a Palazzo Chigi sia però un'assicurazione operativa incredibile a favore dell'Italia, del suo enorme debito pubblico, delle grandi riforme che ci sono da fare, della esecuzione di un PNR che, come ricordava Specchia, soffre giustamente nei prossimi mesi di una variabile non computata prima, e cioè l'inflazione che rincarerà tutto quanto. E io Draghi, le dico la verità, non lo sposterei da lì per molti anni, ecco, se potessi decidere io personalmente. A Draghi direi però sono che d'accordo, deve, bravo. Ecco, però io vorrei dire anche a Draghi, ripeto, io lo considero un Cristiano Ronaldo a cui non si chiede di lasciare il campo quando la partita è al 70° con il risultato ancora in bilico per andare a fare, cosa che farebbe comunque benissimo, l'allenatore. Lo lascerei in campo a cercare di vincere la partita per tutti, però insomma gli consiglierei di saper far pesare di più il suo enorme peso politico, perché Draghi, pur essendo un tecnico, in questo momento ha un peso politico che il Consiglio dei Ministri dovrebbe sbattere un po' più violentemente sul tavolo per abbattere quelle resistenze ideologiche e un po' parassitarie, se mi è consentito, di un pezzo di ceto politico. Panarari, non è un pochino, Gaia, scusami, però posso, sì, prego, poi arriva Panarari. No, ma allora perché non, io quello che mi stupisco, anche scusami, lo chiedo anche a te direttamente a modo di provocazione, ma siamo tutti d'accordo poi sul fatto che ci vogliono delle solide professionalità, delle grandi rappresentanze e persone di grande peso e autorevolezza, ma perché allora non la Cartabia? Cioè il concetto della Cartabia accontenta tutti, perché è atlantista, è un docente di diritto costituzionale, e questo non guasta per uno che deve fare il Presidente della Repubblica, ha tra le mani la riforma della giustizia, è stimata dal punto di vista accademico, non ha una grandissima esperienza politica. Ma non è poco quello, però, Francesco, non è poco. No, però per fare presidente è la funzione, ricordiamoci, ritorniamo al discorso di prima, è la funzione. In più è donna, ecco. E sarebbe veramente un modo per mettere d'accordo tutti, perché non è né di destra né di sinistra, una solida cattolica stimata da una parte e dall'altra, e probabilmente non se ne parla, e credo che proprio il fatto che non se ne parli, anche se i bookmaker la danno al terzo posto a Londra in questo momento, però non se ne parla, però potrebbe essere la carta che mette d'accordo tutti, e lasciando Mario Draghi lì, anche se non vuole rimanere. Però, Draghi non ci vuole... dottor Specchia, c'è soltanto un'obiezione a questo ragionamento. Quando lei dice mette d'accordo tutti, chi sono i tutti? Perché mai come questa volta i tutti non sono i leader di partito. Attenzione, questo è un Parlamento che sa che si taglierà di qui a un anno e mezzo di un terzo. Certo. Un flottante quindi è naturale, è quello del 30% in meno, e questo abbatte la governabilità dei gruppi parlamentari. Quindi quando ci mettiamo d'accordo in 5 segretari di partito, ma non in 350 deputati e senatori, è come si dice a Roma. Io credo che la condizione sine qua non sia il fatto che sia acclarato il fatto che non si va a elezioni anticipate. Questo rassicurerà tutti, peones, maggiorenti dei partiti. Quindi credo però, che sia banale. Però non è detto. Non io è detto. Per chiudere questa piega, io sono convinto che Draghi a Palazzo Chigi, ripeto, sia un'assicurazione molto migliore che non Draghi al Quirinale. Perfetto.
questo dico in totale, diciamo, sì, buona fede. Panarari, io, questa non è un pochino... Scusate, ma io continuo a no, no, ma è chiaro, ma proprio su questo ragionamento volevo chiedere a Panarari, non è un po' la sconfitta da una parte della politica che dice quanto sei bravo, bello, Draghi, stacci tu che noi non siamo capaci di fare tutta questa roba che dobbiamo fare, di tirare fuori il paese, tu c'hai tutto, sei bravo, c'hai lo standing, sei riconosciuto in Europa, e dall'altra parte le chiedo, non c'è anche una aumentata distanza in questa fase tra i cittadini e la politica che assistono comunque, no, a questo spettacolo? Ora, turismo parlamentare è ovvio, è una battuta, è un modo di dire, sappiamo tutti che comunque funziona così, difficilmente viene eletto alla prima chiama. Però ho l'impressione che tutto questo porti poi a quella distanza che noi tra l'altro abbiamo già visto nell'astensionismo delle ultime amministrative. Sì, è la distanza tra, come si sarebbe detto nell'Ottocento, tra il paese reale e il paese legale, che continua, diciamo, in maniera molto postmoderna a fluttuare sulle nostre teste. Ora, di politica abbiamo bisogno, questo è un dato di fatto. Cirino Pomicino ci ha ricordato quanto la politica sia stata importante in un'altra stagione, soprattutto perché metteva in forma il paese. Oggi ha un elemento di difficoltà oggettiva, cioè la politica, partiti così liquidi, quel Parlamento liquido che è stato descritto precedentemente, non riescono a mettere in forma il paese, che corre ad una velocità differente, alle prese con una marea ed una molteplicità di problemi, rispetto a cui peraltro anche i tempi decisionali della politica sono molto lenti rispetto alle trasformazioni che intervengono. Ecco perché la politica chiama in servizio la tecnica. Il caso di Mario Draghi è, tra le tante caratteristiche che lo riguardano e lo contraddistinguono, anche il fatto che è figura inserita all'interno di circuiti globali di decisioni economico-finanziarie ed è il portatore di una serie di technicalities che hanno a che fare con degli impatti autentici sulle nostre esistenze. Ecco perché lì, e in questo caso, diciamo, la scelta della politica di chiamare una figura esterna alle proprie mura, extra moenia, è stata una scelta felice, una scelta importante, anche se va innanzitutto attribuita al Presidente della Repubblica, cioè a una persona, a Sergio Mattarella. Il punto è che tra le tante contraddizioni a cui assistiamo in questo momento sembra che, diciamo, una parte significativa dei gruppi dirigenti dei partiti si stia incartando. Diciamo, se kingmaker non va bene, usiamo la parola croupier. Diciamo, e inseriamo un altro, diciamo, all'interno del vocabolario di stamattina, insieme a turismo parlamentare inseriamo anche un'altra parola. Il punto è che però per dare le carte bisogna avere il controllo dei partiti e bisogna essere rappresentativi del paese, e di nuovo qui potremmo dire che in qualche modo diciamo ritorniamo al punto di partenza, come nel Monopoli. Il problema è che i partiti hanno una scarsa capacità di rappresentanza di questo nostro paese, da cui le difficoltà e anche la fatica nel condurre le trattative e nel gestire il gioco. Quindi si vuole che Mario Draghi risolva i problemi in qualche modo deresponsabilizzandosi o non imputandosi una serie di scelte che potrebbero essere impopolari. E tuttavia al tempo stesso si lamenta la caduta del primato della politica, la irrilevanza rispetto ad alcune decisioni, anche il fatto, le tante contraddizioni in parte anche politicistiche, per cui alcuni esponenti dei partiti, alcuni leader in realtà non vorrebbero Draghi al Quirinale, preferirebbero per l'appunto in qualche modo immobilizzarlo a Palazzo Chigi come garante rispetto agli investitori internazionali, rispetto ai mercati, rispetto alle istituzioni internazionali. Però se lo si lascia Palazzo Chigi, diciamo così, bisogna metterlo nelle condizioni di operare, bisogna dargli l'agibilità necessaria. Esatto. Ecco che però quel famoso accordo politico ferreo e saldo che serve a Draghi, e diceva Ruggeri, Draghi deve decidere, assolutamente, per decidere deve essere messo nelle condizioni di farlo. Abbiamo visto un minore smalto man mano che passavano queste ultime settimane, collegato sicuramente anche, possiamo dire, a, diciamo, una dialettica anche, no? Una dialettica parlamentare, no, veramente la politica finisce, cioè non è che... Assolutamente, però la dialettica parlamentare deve a un certo punto non diciamo assopirsi e interrompersi, ma deve individuare quell'interesse generale o quell'interesse nazionale di cui stiamo tutti parlando. Però non siamo in Germania noi.
Ecco, naturalmente. E quindi di nuovo anche la distanza tra il paese legale e il paese reale in Germania infatti è ridotta da questo punto di vista. Vedo... Allora delle due l'una, mi taccio davvero. Se la politica vuole esercitare il proprio ruolo fondamentale deve ricostruire il circuito virtuoso della rappresentanza, ma in questa fase deve anche evitare la conflittualità inutile, perché lo stato emergenziale non è solo quello scritto nei decreti, ma è oggettivamente il problema economico, il problema sanitario e anche il problema, come dicevamo, della delusione dei cittadini che hanno bisogno di stabilità. Però, la politica deve decidere la soluzione migliore per la stabilità. Vedo Fradoianni sconsolato, anche perché non saremo sempre in emergenza, no? Voglio dire. No, ma non sono sconsolato, naturalmente, anzi, ascolto con molto interesse le analisi e le valutazioni che gli altri stanno facendo. Ho degli elementi di dissenso. Degli elementi di dissenso rispetto all'impianto della discussione, all'idea dell'uomo, della necessità, della soluzione ai problemi che vive dentro l'emergenza che obiettivamente stiamo attraversando, che più che un'emergenza è una condizione di crisi duratura e perdurante, ma che vive anche nell'idea dell'emergenza come soluzione emergenziale e perennemente emergenziale alla condizione di crisi. Non funziona così. Il motivo per cui non sono affatto rassicurato dal fatto che Draghi resti a Palazzo Chigi, non perché pensi che debba andare al Quirinale, ma perché non penso che sia lui la soluzione, non ha molto a che fare con Mario Draghi né col suo curriculum precedente, più politico, più tecnico. Ha a che fare con l'idea che la politica mette in campo. La tecnica si è presentata in questi anni spesso come il terreno della neutralità, quello che appunto diceva Rudy, mette d'accordo tutti, no? Ma non è affatto vero. Mette d'accordo chi? Non tutti e non tutte hanno gli stessi problemi, gli stessi bisogni, non siamo tutti uguali. La politica serve e funziona quando è in grado di indicare una strada, di fare delle scelte. Noi oggi siamo in una condizione non di minor lucidità solo perché il governo è un po' meno coraggioso, perché guarda le sue mosse con circospezione per non precludersi la via del Quirinale. Siamo in difficoltà perché questo governo, in cui c'è tutto il contrario di tutto, non è strutturalmente in grado di rispondere ai problemi del paese. Come fa a fare una riforma fiscale un governo in cui c'è chi pensa che serva la flat tax e chi vuole più progressività, molta più progressività, o chi pensa che per rispondere alle crisi energetiche serva il cosiddetto nucleare verde, che è un bello ossimoro, ci vuole tanto coraggio, certo. E chi invece pensa che non sia quella la strada e sia invece la strada da perseguire è quella di un investimento massiccio nelle rinnovabili. Potrei continuare a lungo, naturalmente, perché la politica è esattamente questo. È il recupero di proposte, di visioni del mondo che sono tra loro alternative, il che anche qui, badate, non significa che non possano, non debbano anche misurarsi, trovare a volte compromessi, confrontarsi, ma che devono essere tra loro alternative. Sì, però visioni del mondo diverse tra loro perché guardano di interessi diversi. È questa la politica. Allora il punto è questo che va recuperato, altrimenti diciamo le preoccupazioni di Cirino Pomicino non troveranno mai risposta, ma non solo le sue, non troveranno risposta ai problemi degli italiani e delle italiane. Questo è il problema. Allora la discussione sul Quirinale di questi giorni ha questo limite. Quando io ho detto agli altri leader del centro-sinistra, scusate, di fronte a Berlusconi occorre una proposta, ma non per fare la contrapposizione, giusto, non perché io non veda che sul Quirinale serve anche una capacità di interlocuzione, è la più importante carica istituzionale della Repubblica, certo che bisogna saper discutere anche con gli avversari, ma tu che proposta metti in campo? Qual è il profilo che pensi? Certo. Io penso che servirebbe un presidente o una presidente, per esempio, che sappia interpretare la Costituzione nel segno di uno sguardo che guarda gli ultimi della società, perché ancora i dati ci dicono che nella pandemia quello che cresce di più, che cos'è? È la diseguaglianza. È questo il male del mondo che viviamo. Allora io vorrei che discutessimo a questo livello. Secondo me, se la politica ritrova questa dimensione del discorso, recupera anche un po' di capacità di affascinare gli elettori, le elettrici, di richiamarli alla partecipazione. Se diventa tutta tecnica, è un consiglio d'amministrazione. È anche un tweet a reti unificate, che devo dire non è stato un bel messaggio fare copia e incolla su quel tweet da tre leaders, francamente uno... No, ma devo aggiungere una cosa, Fratoianni. Guardi che il Parlamento non è che ha invocato Mario Draghi,
Mario Draghi è arrivato perché il Parlamento non è riuscito a indicare una maggioranza e quindi un governo politico. Certo. E questo è una cosa che non è accaduto in nessuna democrazia parlamentare del mondo. Però dico il che significa che abbiamo questa difficoltà, per la quale, se mi posso permettere un suggerimento, io concordo con lei sulla questione delle disuguaglianze, ma questo è l'effetto. Noi dobbiamo raggiungere e capire le ragioni della disuguaglianza, della grande ricchezza ereditaria e delle povertà di massa. Posso suggerire di attivare in Parlamento un dibattito forte sul capitalismo finanziario, che è il nemico dell'economia di mercato. L'economia di mercato ha il suo maggiore nemico nel capitalismo finanziario. Credo di poter dire a Pomicino che di queste cose, quindi non si di queste può cose fare. Mi occupo da un po' di tempo, forse in qualche solitudine. Forse con qualche elemento è da un po' di tempo che sostengo esattamente questa tesi. Sono in ritardissimo con la pubblicità, poi riprendiamo perché abbiamo la grande profezia, cioè la profezia, sappiamo quando avremo il capo dello Stato. Che votazione sarà giovedì 27? Oh, giovedì 27, dice Renzi. Può essere? Giovedì la quarta. La quarta, si dice da tempo. Però questo significa che non c'è la grande maggioranza. Perché se è alla quarta, significa che in realtà si va a un quorum di 5,05. 505. Esatto. Mentre invece si pensava che la maggioranza di governo potesse essere anche la maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica. Però devo dire la verità, poi questa concatenazione per cui le maggioranze devono essere uguali non è la fine del mondo. Alla fine è importante che ci sia un'accoppiata Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio in grado di governare le grandi sfide che abbiamo davanti, come Italia e come Europa. Però Ruggeri, appunto, in quarta votazione, questo si dice da tanto tempo, no? Così come si parla della tattica di Renzi, del nome che sarebbe condiviso, che è quello di Casini. Draghi non si può spendere, appunto, come eventualmente come nome, se non ha la certezza di avere i voti subito, no? Perché altrimenti sarebbe, diciamo così, logorarlo, bruciarlo, far sì che poi insomma non rimane neanche a fare il Presidente del Consiglio. Beh, diciamo la verità, sono due cose diverse, lo ha giustamente ricordato Cino Pomicino. Io la grande maggioranza la vedo o alla prima votazione o alla sesta votazione. Poi è possibile che, diciamo, dopo aver esperito tentativi di parte, poi si trovi una quadra unitaria più avanti, non mi stupirebbe. Su quello che diceva Fratoianni sono molto d'accordo, lo trovo anche un discorso brillante, però dobbiamo poi tornare sul piano della realtà. Questo governo esiste perché il Parlamento purtroppo ha fallito. Io sto alle parole di Mattarella, cioè per quello che vuole fare Fratoianni, che mi trovo d'accordo, c'è una competizione di idee per la risoluzione di problemi di oggi in funzione di quelli di domani che si deve essere capaci di traguardare. Occorrono le elezioni a questo punto. Diversamente in questo quadro attuale, io sto alle parole di Mattarella del 3 di febbraio, quando conferì l'incarico a Draghi. Una maggioranza senza alcuna formula politica che risolva l'emergenza finanziaria, sociale e sanitaria, oggettivamente non mi sembra risolta. Ecco, per questo io continuo a dire che Mario Draghi non può sostanzialmente dire o mi mandate al Quirinale o io lascio, perché il vincolo, tra virgolette, di mandato disegnato dal Presidente della Repubblica non è scaduto. Ma non la risolverà mai, semplice. Dico a Ruggeri. Cioè, a Ruggeri dice una cosa vera. Posso interloquire? Prego. Dice una cosa vera. Allora, è certo che ci vogliono le elezioni. Certo che ci vogliono. Ok, ecco. Ma qui c'è ecco un punto però, col quale non facciamo, si continua a non fare i conti. Nel dire che l'emergenza non è finita, non è che possiamo soltanto limitarci ad osservare la curva pandemica. Anche perché la curva pandemica. Allora, il punto vero qual è? Che l'emergenza, che non può essere emergenza all'infinito, perché ci viene in soccorso il dizionario, no? Della lingua italiana. L'emergenza è tale quando ha una dimensione temporalmente, quando non è permanente, diventa normalità, è un'altra cosa. E questo nostro è il paese in cui le emergenze diventano la normalità.
Accade sempre così, è come l'immigrazione, no? Per quanti anni abbiamo detto che l'immigrazione è un'emergenza? Ma può essere per 20 anni un'emergenza. Perché una cosa resta emergenza anche fuori dalla sua dimensione temporale? Perché non arrivano risposte. Prendiamo la scuola. Ma è possibile che dopo 2 anni e anche un anno del governo dei migliori non abbiamo ancora messo gli areatori? Niente, per consentire agli alunni di passare a un altro grado? Ma io sono che non arrivano le FP2 gratis. Allora il punto è che anche rispetto al governo di questa emergenza finanziaria e pandemica servono scelte decise. Io la dico chiara, non possiamo continuare così all'infinito, chiaro, perché non arrivano risposte al paese, e dire teniamo lì questo quadro perché senza questo quadro non ne usciamo è un errore. Ma questo è un'opinione legittimissima. Poi aggiungiamoci anche il fatto che il mondo cambia a una velocità incredibile, lo ricordava Panarari prima, cioè noi viviamo in un mondo dove 10 anni fa, diciamo, la prima azienda al mondo era Apple che produceva beni, oggi la prima azienda al mondo è Amazon che non produce nulla e consegna. Quindi andiamo verso una rivoluzione che è il metaverso, cioè abbiamo dei temi giganteschi di fronte di qui a qualche mese, attenzione, che cambieranno commercio, socialità, il mondo. Ed è chiaro che servono visioni aggiornate e capacità di tradurle in ideali concreti e, per carità, anche nobili. Torno, ripeto, alla stretta attualità per dire che comunque, insomma, io Mario Draghi lo lascerei lì e al Quirinale manderei Silvio Berlusconi per una pacificazione nazionale, per un riconoscimento reciproco tra le parti politiche, perché sono convintissimo, per carità, però è gratis, fatemelo fare, sono convintissimo che Silvio Berlusconi farebbe benissimo, benissimo il Presidente della Repubblica, a sorpresa sarebbe capacissimo. Ma vorrei vedere dire il contrario. Scherzo. Avrei diritto anche a dire il contrario, però le dico, ho già visto in passato Berlusconi che viene tratteggiato un po' come il diavolo sul muro, invece compiere gesti unitari che non vengono sufficientemente ricordati, ma che invece sono nella storia di questo paese, dal discorso al congresso americano a quello di Onna, ai voti dati ai rifinanziamenti delle missioni internazionali di Prodi, Francesco, al scostamento di bilancio per Conte, e queste cose sono indicative di una tendenza di Berlusconi, che poi peraltro, scusate, concludo, negli ultimi 10 anni io credo abbia disegnato anche una traiettoria personale politica molto distante, se vogliamo, con la Forza Italia. Dunque io credo che sarebbe un ottimo candidato e ripeto, se arriva in aula la quarta, vedremo se ci arriva, Berlusconi prende una fracca di voti tra Grillini, PD, Misto, li prende, quindi lì si parlerà nobilità del centrodestra eventualmente e da lì tutte le conseguenze politiche del caso. Gelo sull'ultima dichiarazione di Ruggeri. Prego, no, ma io sono dal punto di vista numerico può essere tranquillamente possibile, perché quando arrivi ai 505 poi te la giochi tutta, quindi, però io volevo riferirmi prima a quello che diceva Frato Iani, che il cui discorso sottoscrivo ampiamente, soprattutto sulle disuguaglianze, è una battaglia che facciamo tutti anche da destra, però il problema è che noi abbiamo ancora 190 miliardi da ottenere dalla Unione Europea e lo stato emergenziale sta in quello. Cioè non dimentichiamoci che i 23 miliardi che abbiamo speso finora li abbiamo spesi su progetti precedenti, non su quelli di Draghi. Adesso tutti i progetti che Draghi sta portando all'attenzione anche dei mercati sono andati... Voglio dire a Specchia che anche i progetti di Draghi sono largamente progetti precedenti. Infatti te lo sto dicendo, stanno largamente. Dice la stessa cosa. Arriva un'altra trasmissione, ha deciso Pomicino, conduce lui, mi piace molto questa cosa, fa una trasmissione con Pomicino, prego. Comunque, ecco, quindi l'emergenza c'è ancora, certo. E se non ci riesce Draghi, figuriamoci gli altri, quello che dico io. Panarari? Sì, una cosa proprio flash, rispetto alle riflessioni interessanti di Frato Iani, è chiaro che l'emergenza deve finire, perché questa è un'emergenza puntuale, peraltro il suo partito sull'emergenza sanitaria si è molto impegnato e si è dato molto da fare. Parlare del paese come un insieme, una successione di emergenze continue, invece rimanda dei nostri problemi storici, cronici, che effettivamente non sono stati affrontati. Ma finché non usciamo dal tunnel attuale, è difficile ripristinare le condizioni per quella conflittualità regolamentata, che è il fondamento della politica, non c'è dubbio. Per ritornare a questa cosa bisogna però risolvere i problemi oggettivi che abbiamo oggi, e per questo la litigiosità fuori luogo all'interno di questo governo mi sembra che ostacoli e rimandi purtroppo ancora più lontano il ritorno ad una politica fatta di conflitto, per l'appunto, tra visioni differenti. Ma oggi questa emergenza esiste e bisognerebbe che i partiti mettessero chi è al governo nelle condizioni effettivamente di prendere delle decisioni su questa emergenza. Allora, Pomicino, la profezia del mago di Riano, non Renzi, non si offenda se si scherza naturalmente,
Beh, speriamo. No, secondo me non l'ha buttata lì così, conoscendo no, Renzi. Speriamo, speriamo. Non butta mai nulla lì così. Oppure... Dà per scontato che non c'è la grande maggioranza, perché non si capisce poi se c'è una grande maggioranza, perché dobbiamo arrivare alla quarta. Però la quarta, l'importante è che non si vada oltre la quarta. Perché se avviamo una scena che in realtà la Prima Repubblica riusciva a mantenere, perché c'era una struttura del sistema politico molto forte, oggi alla quarta, non dimentichiamo che alla quarta chiama tutto il Parlamento da Napolitano per avere subito certo. il permesso, cioè alla quarta, perché questo Parlamento non regge più di 4-5 votazioni, ecco. E il Paese finirebbe per veramente entrare in difficoltà forti. Grazie a tutti, grazie a Pomicino. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, buona giornata. Naturalmente noi ricominciamo a parte omnibus con la maratona per l'elezione del Capo dello Stato lunedì alle 14 e andremo avanti anche in prima serata.